Davide Giacalone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Fate tre figli, la campagna ve la danno in omaggio per 20 anni. Esatto. Giusto, sono un po' Oddio, fuori età, ma vabbè. Io sono solo a uno, sì. Quindi in teoria. No, due. No, me ne manca uno per ottenere il bonus. Ne manca uno, ok. Poi due. Vi invito. tutti da te nei tuoi quanti ettari non me mi lo ricordo. Non me lo ricordo. Allora Davide, partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo d'apertura è: deficit pronta la procedura dell'Unione Europea, la decisione attesa per il 21 novembre. Poi il duello fra Visco e Tria, lo spread pesa, non pesa, motivazioni, cause, eccetera. Ma partiamo, questa è proprio una tua scelta, dall'intervista concessa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'Italia rallenta, non dice Davide, per dice Conte Davide, per colpa nostra. Commento. Sì, ma lo dico anch'io, ha ragione il Presidente del Consiglio, e con questa affermazione da voce mette per iscritto quella che è un sentimento comune di suoi colleghi al governo, ma anche di molti cittadini italiani. Sì, nel blocco della crescita, se nell'essere noi inchiodati, e nell'aumentare della disoccupazione non c'è una colpa, tra virgolette, una responsabilità di questo governo, perché in economia le cose non è che succedono, cioè, lo dico stamattina e stasera ci sono le conseguenze positive. Io credo che la responsabilità di questo governo sia quella di far credere che quel che hanno in mente di fare possa risolvere qualsiasi cosa. Non è vero. Quello che hanno in mente di fare è esattamente quello che è stato fatto fino ad oggi. In quella stessa intervista Conte dice: noi faremo una politica espansiva. Professore, ma da anni che non si fa altro che politiche espansive. Qui le politiche recessive, le politiche, diciamo, di rigore, sono stati 5-6 mesi del governo Monti, per aggiunta dal punto di vista sbagliato, cioè dal punto di vista fiscale. Per il resto sono sempre politiche espansive, e questo è il risultato. Oggi il titolo del Sole 24 Ore: su 496.000 tecnici cercati dalle imprese, uno su tre non si trova perché non ci sono, perché non sono formati. C'è il tema della scuola: che si fa su quel fronte? La risposta è nulla. Il risultato è esattamente queste sono le cose che tengono inchiodate l'Italia. Se invece facciamo a chi è colpevole del dato di oggi o di quello di domani, non risolviamo nulla, perché riproduciamo sempre lo stesso esistente. Oggi sulle prime pagine dei giornali, per esempio, Il Fatto lo mette in apertura, c'è la questione che riguarda il ministro della giustizia Bonafede, che dà lo stop alla prescrizione, difesa da Lega, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, ma ci arriveremo più avanti, perché Libero fa le pulci allo stato di salute del Movimento 5 Stelle, titola una Babilonia grillina, anche perché ieri Davide Salvini ha detto: governerei meglio da solo. Sì, adesso non vorrei trovare a Salvini un precedente, diciamo, di alto valore, ma era quello che sosteneva Winston Churchill quando diceva: la democrazia è bella quando a governare siamo in due e l'altro è a casa malato. È ovvio che se prendi le decisioni da solo, diciamo, fai prima, ma il tema non è solamente quello della divisione interna. La Lega l'ultima campagna elettorale era alleata di Forza Italia, che ha preso il 17,8%, la gran parte dei voti l'ha preso il Movimento 5 Stelle. Senza il Movimento 5 Stelle la Lega non sarebbe semplicemente al governo, quindi esiste un principio di realtà. Ci sono contraddizioni tra quello che si dice in campagna elettorale e quello che si fa? Certo che ci sono, e come se ci sono. Questa politica, questa manovra economica ha un deficit, la condivide la Lega, certo. Nella manovra c'è il reddito di cittadinanza, che andrebbe prevalentemente al sud? Certo che c'è, e la Lega lo condivide, credo di sì, se no sarebbero, diciamo, i soggetti. Beh, queste sono le cose che una grande parte dell'elettorato della Lega non condivide, quindi la contraddizione c'è da una parte e c'è anche dall'altra. Io sono particolarmente incuriosita da questo tema, approfondimento sulla prima della Stampa di questa mattina, l'apertura economica Visco Tria, duello sullo spread, ma poi in un boxettino verso il basso sulla sinistra, cioè le banche svizzere tornano di moda. Sta succedendo una cosa abbastanza inconsueta, e a parlare sono proprio coloro che stanno ricevendo i soldi degli italiani, diciamo, a chiasso appena di là dalla frontiera, perché se proprio gli istituti bancari non sono tirati in ballo, non tutti, perché vorrebbero introiti di almeno 50.000 euro, allora viene in aiuto la Posta, che avrebbe aperto, insomma, c'è un andirivieni mica da ridere. Siamo il vostro salvadanaio sicuro, dicono le banche svizzere, appunto tornano di moda. Che cosa ci sta dicendo questa cosa, Davide? Davide? Ancora ecco. Due giorni fa nell'inserto economia del Corriere della Sera c'era un pezzo che diceva: come si apre un conto all'estero, come si può farlo online. Allora cerchiamo di essere chiari.
in Italia avere un conto all'estero, o detto in modo diverso, mettere i soldi da un'altra parte è lecito, purché lo dichiari. Cioè, se lo fai in maniera segreta è illecito, basta, lì passiamo al campo processo. Passiamo nel campo, diciamo, delle persone per bene, se lo dichiari è tutto a posto. Lo fa del resto un ministro, il ministro Savona ha i soldi, i suoi risparmi in Svizzera. Se lo fa un ministro tecnicamente molto capace, perché non dovrebbero fare gli altri. Ma se lo fa illecitamente, se lo fai dichiarandolo, però questo non ti mette in riparo dal punto di vista, per esempio, delle tasse che devi pagare. E allora perché lo stai facendo? Beh, forse lo stai facendo per due ragioni. La prima è che, diciamo, nutri una fiducia non eccessiva sulla tenuta delle banche italiane, che sono messe a dura prova proprio dalla crescita dello spread e quindi dal deprezzamento dei titoli del debito pubblico italiano che hanno in pancia. E secondo, perché nel caso in cui dovesse capitare la disgrazia che l'Italia si trovasse fuori dall'euro, i miei soldi che sono fuori dall'Italia rimangono in euro e si rivalutano, mentre i miei soldi che ho dentro l'Italia cambiano e si svalutano. Quindi questa, diciamo così, ritrovata passione per la Svizzera o per qualsiasi altro conto all'estero è una scommessa contro l'Italia. Quindi dobbiamo prendercela con gli italiani che la fanno? Ma sapete, ognuno poi fa il proprio interesse. Certo che lo faccia il ministro è singolare. Senti Davide, scusami, stavo leggendo Libero, il quotidiano di Feltri, c'è una notizia che non posso non sottolinearti perché mi ha strappato più di un sorriso, perché ne abbiamo parlato molto quest'estate con te. La spiaggia sul Tevere della Raggi è abusiva, era stata inaugurata in estate, adesso il Ministero dei Beni Culturali la boccia, rischiosa per il paesaggio, va smantellata. Allora? Pensavo che prima o poi la Giunta di Roma dicesse l'unica spiaggia d'Italia che non è stata erosa dai marosi, cioè, non essendo sul mare in effetti, ma si sapeva dall'inizio che questa era una delle trovate così. Di Roma mi interessa di più ricordare ai nostri ascoltatori, quelli che naturalmente sono residenti a Roma, che l'11 di novembre si vota, c'è la possibilità di votare per far sì che il trasporto pubblico non sia solamente in mano a un'azienda fallita, non fallimentare, fallita, è pubblica, ma si possa aprire quel mercato e renderlo un po' più decente ed efficiente di quanto non sia oggi. Davide, tornando sulla prima della stampa, perché c'è una fotonotizia che ci porta poi in Pakistan, la vicenda della donna cristiana, sia Bibi, madre di 5 figli, condannata 10 anni fa al patibolo, alla forca per blasfemia, ieri assolta dalla Corte Suprema, ed è esplosa la protesta invece di chi la voleva su quella forca. Sono immagini, lo dico serenamente, me ne assumo la responsabilità, ributtanti, perché vedere degli uomini che inneggiano alla forca di una madre per una molto presunta bestemmia, insomma, come dire, lascia basiti. Ma questa è una posizione del tutto personale, il tuo invece di commento. Sì, no, è talmente ributtante che però deve indurci a pensare, ma bisogna, quando si pensa bisogna sempre pensare criticamente. Allora, questa donna, poi era il problema di un bicchiere dove aveva bevuto la cristiana, offerto alle altre, la presunta bestemmia nei confronti di una, alla fine è stata assolta dal sistema pakistano, che è quella che l'ha messa in galera, ce l'ha fatta, l'ha tenuta 8 anni, ma è stata assolta dai giudici pakistani. E chi nel governo pakistano l'ha difesa, perché c'è stato il governatore del Punjab che l'ha difesa, il ministro degli affari per le minoranze l'ha difesa, sono morti, ammazzati. E quelli che oggi erano in piazza per dire impiccate Asia Bibi, volevano impiccare anche i giudici che l'hanno assolta. Allora, quando vedi queste scene, intanto sarebbe sbagliato dire noi loro, ma insomma il concetto, quando vedi queste scene e vedi tanta gente convinta che bisogna impiccare Asia Bibi perché la sua diversità è un attacco alla pakistanità, e tu dici allora voi siete abominevoli, ma quanto di questo seme di demenza prende anche dalla mia parte? E secondo, scusate, ma se Asia Bibi, i suoi figli e suo marito, oggi finalmente libero, scappasse dal Pakistan e venisse in Italia, la prendiamo come rifugiata o non la prendiamo? E la prendiamo come rifugiata perché corre il rischio di essere impiccata in un bicchiere d'acqua, e la prendiamo come rifugiata perché è cristiana o perché è Asia Bibi? No, perché se la prendiamo perché è cristiana hanno vinto i fondamentalisti che la vogliono impiccare, cioè vuol dire la pensiamo come loro, invece noi la prenderemmo come essere umano, che però
finisce col doverci far pensare su tante altre cose. Davide Giacalone ancora collegato su RTL 102.5 per il commento ai fatti del giorno e ovviamente alle prime pagine dei giornali. Allora, sulla prima pagina del Fatto c'è un'intervista imperdibile al neo direttore del TG1 Giuseppe Carboni, che ammette di essere il signor Nessuno. Caro Davide, dice che viene dai piani bassi della RAI e gli fanno una domanda su Grillo, perché poi era stato scelto dalla direzione del TG2 per seguire il Movimento 5 Stelle. Lui ammette: a nessuno interessava seguire Grillo e così hanno mandato me. Allora, è diventato direttore del TG1, hanno premiato una risorsa interna, poi la Paterniti, direttore del TG3, e Gennaro San Giuliano, direttore del TG2. Luca Mazzà, ex direttore del TG3, alla guida della radio, del GR1 di Radio 1, a cui facciamo ovviamente, essendo la prima radio italiana, i nostri auguri per un buon lavoro. Che ne pensi? Penso che sono nomine come ci sono sempre state, hanno seguito la logica che si è sempre utilizzata, siamo nel pieno solco della tradizione, non ci trovo nulla da ridire, salvo quello che sostengo da qualche lustro, e cioè che la RAI andrebbe venduta, restituita al mercato, il servizio pubblico non ha bisogno di nulla di tutto quello che stiamo vedendo e che abbiamo visto anche in passato, uguale. Tra l'altro... Dimmi, Pierluigi. No, tra l'altro nel passaggio di questa intervista il direttore del TG1, Giuseppe Carboni, dice di essere nato in una radio privata che ha fatto tanta gavetta. Mi auguro che quella gavetta gli sia utile per fare meglio la radio pubblica italiana. Però bisogna dirla fino in fondo, al di fuori della parrocchietta. Questa notizia non frega nessuno. Frega niente a nessuno. Ma proprio, cioè, se andiamo in un bar, se parliamo con le persone, è veramente una cosa che riguarda i politici. Interessa i politici, non fa arrabbiare neanche una tutti. Parte dei politici, neanche quelli che tutti. Prima lottizzavano. Appunto. Infatti anche il Fatto titola, che insomma certo non è sì. duro nei confronti del Movimento 5 Stelle, uso un eufemismo, titola da renzizzata a lottizzata. Esatto. Però sapete che questo è vero, sapete che è vero, ma è nulla fino a un certo punto, perché il TG1 fa 5 milioni di telespettatori. Sì, ma non gli importa niente a nessuno. No, intendo i giochini che sono sempre uguali a se stessi, con le spartizioni che ben conosciamo. Dalla Gazzetta dello Sport, ieri si è giocato, era la notte di Halloween, il Milan ritrova la zona Champions. Poche settimane fa sarebbe stato tutt'altro che scontato, anche se al 92esimo la festa è di Gattuso, e infatti il titolo è Dolcetto Milan. Poi per gli appassionati di tennis, la settimana prossima seguiremo la Next Gen proprio qui a Milano, sono i più importanti prospetti under 21, giocheranno a Milano, RTL 102.5 seguirà anche questo evento. Nel frattempo Nole Djokovic torna il numero uno al mondo dopo 2 anni. Che bellezza, grazie naturalmente anche a Fulvio per le notizie sportive, grazie a Davide Giacalone per i commenti alla rassegna stampa di oggi, e ti ritroviamo domani puntualmente. Buona giornata e buona festa di Ogni Santi. Grazie a voi, buona radio a tutti e buona giornata per tutti.